Certo, Takagi e Ketra sono i protagonisti, perché la canzone è loro, però ovviamente i nomi che saltano fuori e saranno anche copertina sono Shiva, Anna e Jolie. A parte qua la Trinità, Sacra Trinità, io comunque vi consiglio, perché devo consigliarvelo, perché ci tengo a voi la vostra salute, ragazzi, su Prozis, con il codice ovviamente dove sta minchia, che vi usciva da qua, mi pare, col codice Gym Tonic, mi sembra comunque il codice migliore che voi possiate mai sentire in vita vostra, soprattutto in ambito palestra, avete il 10% di sconto su tutto il sito, quindi al pagamento avete un bel 10% di sconto e mi supportate, supportate il canale, ma io davvero vi straconsiglio qua per fare un'ottima colazione i fucking pancake, ok? I pancake, ce ne sono una marea e di diversi gusti, e vi danno, cioè hanno anche la piastra per fare i pancake, quindi meglio di così, insomma, io non posso fare, detto onestamente, quindi ve li straconsiglio, sono molto buoni, sono mega facili da fare, in 5 minuti ragazzi vi fate i pancake. Io voglio dire, cioè, sei un pirla se non ti prendi anche qui. Cioè, raga, dove minchia sono le piastre? Non lo so, vabbè, comunque ci sono anche tutte le piastre per i pancake, per i waffle, raga, davvero una marea di roba. Quindi io spero che i nostri amici qui di questo gran pezzo mangino i pancake a colazione, o comunque facciano un'ottima colazione, perché è importante, fondamentale per la vostra sopravvivenza, soprattutto se fate palestra. Insomma, ecco, a parte questo, Everyday, Takagi e Ketra in produzione, i featuring sono Jolie, Shiva e Anna. Ragazzi, è una bella trinità e ovviamente sono molto curioso di sentire cosa combinano questi tre. Volevo mettere un'altra canzone qui in mezzo a questo, a questa mega reaction, però ci sono già troppi nomi, di conseguenza sì, il titolo e la copertina sarebbero venuti un bordello, quindi la dedichiamo solo a loro. Ho il testo davanti, mettiamo play e sentiamo, vai. Poi palese sarà una hit, per carità, però. Ancora sento il fiato sul collo, al mio ego mancano viti proprio con un robot. E non mi vabbè. Farti felice, sai che non ne conosco uno, però sai che ho lasciato la nostra iniziale lassù. Io ti carino. E divento pazza se non so dove sei. Tu mi ammazzi solo perché parlo con lei. Porca troia, che legna. Sento del grattato, è figo. Ehi. Ui. Dai, è bella, carina. Come parte bene il ritornello. Bella la chitarra, vorrei sentirla di più però, cazzo. È una guerra ogni volta che ti scegli, la roba è niente, rindo un bicchiere pute, se scorvole. Tu sei l'aria, casco pure da bassa mare, vai a te, solo a te, sembra a te, ora sì. Tu mangi le sole quando parlo con questi, vai a te, vai a te. Ma perché solo alla fine me la devono tirare fuori sta cazzo di chitarra? Ma vi fa così tanto schifo? Niente, uno degli strumenti musicali più belli da sentire, me lo tengono sempre così solo per darmi quella leccata di culo alla fine. Che palle, sarebbe stato molto più bello sentirla durante il pezzo, sentirla di più, un assolo, io ce l'ho questi assoli, però ragazzi, quanto ci stanno da Dio, quanto completano bene la canzone. E vabbè, vaffanculo. No, sono contento, bella, mi piace molto, ognuno ha fatto il proprio, ognuno ha fatto il proprio. Anna, personalmente, l'ho sentita molto meglio, a parte Giulia che vabbè, tecnicamente tutto è un po' sopra. Shiva ha fatto il suo, va bene. Anna l'ho percepita molto di più a livello sentimentale. Anna l'ho sentita molto di più da quel punto di vista lì e l'ho sentita molto più sincera la sua strofa e il suo approccio alla canzone. Non so perché. Non so perché, però l'ho sentito, cioè l'ho percepito così. Sarà perché comunque una ragazza soffre. Oddio, non è vero. Entrambi, sia ragazzi che ragazze, soffrono molto questo genere di situazioni, è che noi ragazzi tendiamo a mostrarlo molto meno, noi siamo molto più introversi da questo punto di vista, comunque anche noi soffriamo tanto certe situazioni. Ho percepito un po' la fragilità di Anna, se posso, perché comunque vabbè, si parla di un amore anche tossico quasi, o comunque che è in un limbo, un po' al limite. Ti ho detto basta, è vero, ma non mi basta e sclero, è che ho paura che il mio cuore non rimanga intero. Dimmi ancora due parole, sputami il veleno, perché pure se fa male non so farne a meno. Se mi
guardi distolgo lo sguardo, non ne parliamo, ma tutti sanno. Io tra tanti ti stavo cercando, voglio te ma everyday, no ogni tanto. È molto bella questa piccola strofa di Anna, molto bella, breve ma molto intensa, l'ho percepita, molto sincera, mi è piaciuta tanto. Bella, brava, brava, brava Anna, cazzo, brava. Comunque, come dicevo prima, Shiva ha fatto un po' il suo, l'ha fatto bene, ha fatto sempre il suo compito. Joliet pure, io ho trovato per tra i tre, Anna secondo me è stata la migliore, non lo so, mi è arrivata di più, tutto qui. E poi Takagi e Ketra che hanno fatto un'ottima produzione, grazie al cazzo, però comunque va detto, la canzone è loro, quindi i meriti vanno a loro, e hanno fatto suonare tutto molto bene, tutto così molto calmo ma molto potente. Bella, la canzone mi è arrivata bene, quindi sono contento, bravi, bravi tutti. Fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate, ovviamente, e sì, datemi supporto, perché io ho bisogno di voi, ragazzi, perché sto cercando di tornare, sta tornando anche tanta musica, quindi come back, raga, però dovete darmi una mano, supportatemi, supportiamoci, supportiamo la musica. Quindi ecco, niente, io vi ricordo Prozis, il codice sconto Gymtonic per il 10% di sconto. Vi voglio bene, ci vediamo domani, sorprendentemente con un nuovo video.